Aaron e Dalma Caneva qui ai nostri microfoni, premiati oggi insieme nella stessa sala per un 2018 importantissimo. Aaron, partirei da te, che cosa ricorderai di questa stagione? Vabbè, sicuramente i campionati italiani assoluti che sono stati il traguardo più alto. Non è una grande soddisfazione, però comunque è un buon inizio. Purtroppo sono reduce da un infortunio al ginocchio, è già il quarto intervento che faccio, quindi sto cercando di riprendermi piano piano. E vediamo il 2019, speriamo che vada meglio, vabbè, vincendo gli italiani in primis e poi magari europei e mondiali, vediamo, e le qualificazioni olimpiche che già il prossimo anno ci sono. Ma com'è vivere la lotta respirandola praticamente, pranzo, cena, colazione inclusa, visto che la tua è una famiglia che in questa disciplina forse non ha uguali? Sì, ormai siamo abituati, sai, comunque da quando siamo nati che siamo in questo mondo, quindi non ci facciamo neanche più caso. Ogni tanto ci fa anche bene staccare un attimo da questo mondo e volare via. Le tue aspettative per il prossimo anno? Reali o da sognatore? Ti dico da sognatore. Vabbè, intanto vorrei gli europei fare un buon piazzamento, so che è difficilissimo, però non si sa mai. E i mondiali magari ci qualifichiamo, magari. Dalma, invece il tuo 2018 com'è stato? Beh, il mio 2018 diciamo che è stato un anno abbastanza gradevole, ho vinto gli assoluti, ho partecipato anche ai giochi del Mediterraneo in Spagna, che anche lì sono arrivata seconda, ho perso la finale con una mia grande rivale che è la turca, e i mondiali sono andati un po' meglio, ho vinto due incontri, perlomeno ora nel ranking sono fra le prime sei, quindi sto andando avanti. Dal prossimo anno ci saranno le qualificazioni olimpiche, quindi sarà un anno molto importante. Ma com'è condividere con il proprio fratello un'avventura azzurra? Beh, secondo me è una cosa bellissima, infatti quando noi viaggiamo siamo anche sempre insieme, ci possiamo allenare insieme, quindi abbiamo molte cose anche in comune che ci possono unire. 2019, qualificazioni olimpiche per Tokyo e quindi sicuramente medaglia ai mondiali, perché sennò qualificazioni è difficile.